Ciao a tutti, buongiorno. Scusate, c'è un cane che abbaia qua fuori. Ho pensato di fare un video dove vi parlo, dove vi dico la mia opinione su 10 prodotti con ingredienti naturali, quindi ecobio certificati, sotto i 10 euro, quindi economici, che mi sono piaciuti di più. Ovviamente solo cose che ho provato, magari anche più di una volta, con cui mi sono trovata davvero bene e che mi sento di, tra virgolette, consigliare, suggerire, perlomeno di darci un'occhiata, una possibilità, che abbiano un prezzo basso, quindi che siano accessibili a tutti. Alcuni li ho qua sotto mano perché magari li ho comprati recentemente, li ho provati solo di recente, oppure li ho comprati più volte perché mi sono appunto piaciuti e se controllo stavo registrando perché succede spesso di come parlare 20 minuti e non registrare, vabbè. Alcuni li ho qua sotto mano appunto, altri no perché magari li ho provati, riprovati, utilizzati e o li ho finiti oppure non li ho più ricomprati perché ho provato altre cose e quindi vedrete magari apparire l'immaginetta qua riguardo il relativo prodotto. Quindi 10 prodotti EcoBio che mi sono piaciuti e che mi sento di suggerire perlomeno a chi interessa questo tipo di prodotti, suggerirne magari la visione, ecco, anche solamente sul sito, su qualche shop online, un negozio, eccetera. E cominciamo. Prodotto numero 1, il Badger Cuticle Care, quindi la scatolina rotonda di latta della marca Badger. Badger produce diverse tipologie di questi balsami. E quello che a me è piaciuto di più, ne ho provati alcuni, credo 3, non di più, sì. E quello che mi è piaciuto più di tutti è il Cuticle Care, prodotto abbastanza famoso e conosciuto, sono 21 grammi, costa 5,99 euro, dura tantissimo perché ne basta veramente pochissimo, cioè la quantità che si utilizza per ogni applicazione è veramente piccolissima ed è appunto un balsamo per le cuticole che serve ad ammorbidire le cuticole, a curare, tra virgolette, a nutrire le unghie è un termine, cioè è una cosa che mi fa un po' ridere in realtà. Però può fare bene anche alle unghie, comunque sicuramente alle cuticole, e poi io, ma come tutti quelli che lo utilizzano, quello che rimane si spalma sulle mani e può essere, funge anche da crema mani, da nutrimento per le mani. Ha un odore molto gradevole di limone, ma neanche tanto limone, insomma un odore che non, sì, leggermente agrumato, ma non molto. Contiene degli ingredienti di qualità molto buona, perché Badger è una ditta che utilizza ingredienti di qualità veramente molto buona, e per quello che costa, considerato anche quello che dura, perché dura veramente tantissimo, trovo che sia un prodotto veramente molto valido. Il secondo prodotto che mi è piaciuto davvero tanto e che costa veramente poco, sempre 5,99 euro per 100 ml, è il detergente per il viso di Lavera. Io ho provato tantissimi detergenti per il viso, ogni volta che me ne finisce uno ne provo sempre uno diverso, tranne questo che ho ricomprato per 3, 4, 5 volte. Poi sono sempre alla ricerca di gel detergenti. Adesso tendo a puntare più sulle emulsioni perché chi ha una pelle secca, una pelle magari matura, eccetera, i gel possono seccare un pochino la pelle, possono non essere proprio l'ideale. Però questo di Lavera io l'ho trovato veramente molto buono. Degli ingredienti discreti, non c'è nulla di ovviamente tutti naturali, ma non c'è nulla che non vada anche in mezzo agli ingredienti naturali di questo prodotto. E niente neanche di eccezionale, Lavera comunque è una marca economica che però fa le cose fatte abbastanza bene, fatte bene, sicuramente che si possono utilizzare senza alcun problema ed economiche. Quello al ginkgo e uva è un gel detergente molto leggero che si sciacqua molto molto facilmente e che a me io non ho più utilizzato perché appunto per questo problema di pelle secca, la pelle del mio viso è diventata un pochino più secca, insomma il tempo passa. E quindi ho cercato di puntare più sulle emulsioni o più su altri detergenti più delicati. Però per chi non ha questo problema, il gel detergente al ginkgo e uva ha un profumo tra l'altro molto molto delicato e gradevole, facilissimo da utilizzare, ne basta poco, fa una leggerissima, neanche schiumetta, ma qualcosa di simile.
che appunto si sciacqua via facilmente e non secca la pelle, in realtà, non lascia non è che secchi la pelle, semplicemente io tendo adesso a cercare qualcosa di meno, di molto più delicato, quindi come ad esempio un'emulsione. Però il gel detergente per il viso di Lavera al ginkgo e uva, dategli un'occhiata se cercate un gel detergente, perché secondo me, per quello che costa, è un prodotto che funziona assolutamente. Numero 3, non poteva mancare lo shampoo a rasole di Tea Natura. Questo è lo shampoo che più ho ricomprato in assoluto da quando utilizzo prodotti con ingredienti naturali. Nelle sue varie confezioni, finalmente hanno fatto una confezione come si deve. Prima era in una bottiglietta di plastica, ma di una plastica molto stupida che si rompeva e si rovinava. Poi il prodotto è abbastanza denso, faceva anche fatica a uscire. Insomma, hanno finalmente fatto un tubetto, tra l'altro molto carino, secondo me. Questo costa 6,69 € per 250 ml. L'ideale è utilizzarlo diluito, quindi tenersi nella doccia, nel lavandino, dove vi lavate i capelli, una bottiglietta vuota, meglio magari di vetro, dove volta per volta mettete un goccino di shampoo e un pochino di acqua. Diluito, secondo me, è il modo migliore per utilizzarlo. Ha un profumo paradisiaco, questo è a base di Rasoul. Tutti quelli che l'hanno provato ci si sono trovati bene e lo ricomprano. Secondo me, poi Tea Natura è una marca italiana, una marca che fa prodotti veramente molto buoni, a dei prezzi accessibili veramente a tutti. E secondo me è uno shampoo veramente da tenere in considerazione. È molto piacevole da usare, un buon profumo, si sciacqua bene, lascia i capelli puliti per giorni, nello stesso tempo leggeri, non appesantiti, morbidi, ha un effetto veramente bellissimo, perlomeno sui miei capelli e sulla maggior parte dei capelli di quelli che lo usano. Chiaramente poi tutto ciò che vi dico può anche non piacere a seconda dei gusti, delle preferenze, delle caratteristiche di ogni persona, no? Questo è normale, voglio dire, mi sembra anche superfluo dirlo. Comunque, shampoo, se volete andare sul sicuro, un tentativo con questo, secondo me, si può tranquillamente fare, qualsiasi tipo di capelli voi abbiate. Poi, per il prezzo che ha, mal che vada, tra l'altro, dicevo mal che vada, non avete buttato via molto. Tra l'altro, questo è uno shampoo doccia, quindi se non piace sui capelli, si può utilizzare come shampoo doccia e non sarebbe un gran danno, ecco, comprare un prodotto del genere e poi non trovarci sì bene. Detergente B&B all'acqua di mare, detergente intimo, miglior detergente intimo che io abbia mai provato. Me ne sono piaciuti anche molti di Tea Natura, ma questo, nonostante l'efficacia, insomma, la sua funzione la facciano anche molti altri detergenti intimi, ovviamente, quello che secondo me lo differenzia un pochettino dagli altri è la profumazione. Io di B&B ho provato anche il gel doccia, sempre della stessa variante all'acqua di mare, però il detergente intimo ha una profumazione così buona, contiene acqua di mare tra l'altro, ha una profumazione così buona di acqua di mare che a un certo punto ho utilizzato anche per lavarmici il viso, comunque un detergente delicato e può andare benissimo anche per questo, ecco, voglio dire, non c'è niente di strano. E il prezzo è di 8,49 € per 250 ml, anche di questo ne basta pochissimo, come poi per tutti gli ingredienti, i prodotti con ingredienti naturali, la quantità da utilizzare è sempre piccola, cioè sempre minore rispetto a dei prodotti con ingredienti non naturali, perché chiaramente contengono più attivi, sono più concentrati, quindi è sempre sufficiente utilizzarne di meno. Quindi 8,49 € per un detergente intimo da 250 ml può sembrare tanto, ma in realtà anche no, perché dura tantissimo. E poi ha questo profumo che è qualcosa di spettacolare e vi ci potete anche lavare il viso, o perlomeno io ho provato anche a lavarmici il viso e ha funzionato benissimo. E siamo già al numero 5. Gli shower gel di Benecos hanno un prezzo irrisorio, 3,59 € per 200 ml. Ce ne sono tantissime varianti di recente, poi di recente, ormai è già passato un po', in realtà io dico di recente, ma forse sarà anche un anno, che Benecos ha rinnovato un po' la gamma di shower gel, di shampoo e di balsami. A me, ad esempio, è piaciuto molto quello al melograno e rosa. Trovo che abbiano degli ingredienti che vanno benissimo, ad un prezzo veramente molto basso, piacevoli da utilizzare, hanno delle profumazioni buone,
che però non si sentono poi molto sulla pelle in realtà, una volta che ci si è asciugati non sono profumazioni così intense da rimanere addosso, però molto piacevoli da usare, delicati, con un buon profumo, fanno la schiuma che devono fare, quindi né troppo poca né troppa. Benecos è una ditta insomma che fa da anni e anni e anni prodotti con ingredienti naturali di qualità discreta, quindi non c'è niente di eccezionalmente particolare o di chissà che qualità dentro, però va bene, per chi vuole utilizzare appunto prodotti ecobio senza spendere un accidenti, Benecos come la Vera, come Tea Natura, come la Saponaria, sono quelle marche che ti permettono di seguire la linea dell'ecobio senza insomma svuotarsi troppo il portafogli. Ovviamente non poteva mancare, dove l'ho messa, una crema di Martina Gebhardt. Io qui vi mostro quelle in mini size perché sono quelle che hanno un prezzo basso. Questa costa 9,99 € per 15 ml e in particolare vi mostro l'Happy Aging che è finita. Io adesso ne sto utilizzando una. No, sto dicendo una cavolata, non è finita. Questa è quella che sto utilizzando, quella che è vuota ma sto tenendo per le recensioni alla Summertime. Questa è una di quelle che mi sta piacendo più di tutte, le creme di Martina Gebhardt per il viso, secondo me sono, cioè tra quelle che ho provato, che in realtà non ne ho provate moltissime, perché io da quando utilizzo prodotti con ingredienti naturali mi sono lanciata abbastanza presto su Martina Gebhardt per quanto riguarda le creme viso, quindi non ne ho provate moltissime, a volte ne ho provata qualcuna, ma credo che le creme di Martina Gebhardt, se uno vuole mettersi una crema con ingredienti naturali di ottima qualità, questi poi sono certificati Demeter, quindi una delle, delle qualità migliori che si possano trovare. Secondo me, con Martina Gebhardt va più che sul sicuro. Il prezzo è assolutamente onesto perché, ok, sono 15 ml, ma vi dura tantissimo perché sono creme molto ricche, molto corpose, vanno applicate a viso umido e ne basta veramente pochissima per idratare tutto il viso, va anche massaggiata molto bene e da lì vi rendete conto che veramente ne basta poca perché va massaggiata, va fatta assorbire, quindi non se ne può mettere un chilo sopra. Ora le full size oscillano da un minimo di 15 o 16 euro a un massimo di 30, ora di preciso non mi ricordo sinceramente. A seconda della tipologia variano abbastanza, però è un prezzo assolutamente giusto per quello che vi durano e per la qualità che hanno. Io la differenza tra quando uso le creme di Martina Gebhardt e quando ne uso altre un pochino più leggere, un pochino più scarse, tra virgolette, di qualità, io la vedo sinceramente, soprattutto magari per chi ha una pelle un pochino che inizia a essere matura, una pelle un po' secca, magari una ragazza di 18 anni non ha alcun bisogno forse di utilizzare creme di questo tipo per avere una pelle ben idratata, liscia e luminosa, forse anche sì, non lo so. Però io ci faccio una gran pubblicità senza che loro me lo chiedano ovviamente a Martina Gebhardt perché davvero sono delle creme per il viso che quando le usi vedi la differenza, quindi senza, non c'è bisogno di stare lì a cercare per giorni e giorni sui vari siti se uno vuole una crema ecobio di qualità buona, un prezzo buono per il viso, può andare tranquillamente sul sicuro con queste. Poi, questa è una scoperta recente, i balsami di La Saponaria, che mi è stato detto essere un prodotto nuovo. Io La Saponaria non me la sono tanto, tantissimo mai considerata, non so perché, non c'ho un motivo. Per i prodotti per capelli finivo sempre su altre cose. Questi tipi di balsami, se non ricordo, se non ho capito male, sono stati introdotti abbastanza di recente. E una scoperta bellissima è stata questa, dello shampoo Moringa e Limone, del balsamo Moringa e Limone. È buonissimo, a parte l'odore paradisiaco che ha, la consistenza leggera, quindi si mette sui capelli, si lascia 1 minuto, 2 minuti, si sciacqua via in un nanosecondo e lascia i capelli morbidi, districati, leggeri, profumati. Secondo me è fatto benissimo. Questo costa 6,92 € per 150 ml, quindi anche qui come prezzo siamo veramente onesti. Non mi sono soffermata tantissimo ancora sugli ingredienti perché comunque so che la Saponaria utilizza degli ingredienti come si deve, cioè sì, naturali, ma non è detto che naturale sia sempre sinonimo di buono. Esistono anche prodotti con ingredienti naturali che fanno schifo, nel senso a livello di qualità, perché magari sono ingredienti
sì, naturali, ma molto poveri di proprietà o molto molto trattati, molto molto lavorati, che poi perdono tutte le loro, o comunque molto molto economici, che non hanno poi in realtà nessun effetto, servono solamente per riempire l'INCI, ecco, la saponaria non è una ditta che fa queste cose. Quindi vado abbastanza sul sicuro quando guardo i prodotti di questa marca, e questo balsamo, secondo me, adatto a tutti i tipi di capelli, per quello che io ho potuto vedere, merita, secondo me, di essere provato. Salviette struccanti di B&B, queste ogni volta che le compro mi piacciono sempre di più. Ora, c'è chi usa le salviette struccanti, chi no. Io spesso le uso perché io molto 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 spesso mi trucco veramente molto molto poco, e quindi mi basta una passata di salvietta per togliere via tutto il trucco che c'era. Chiaramente poi mi lavo sempre la faccia col sapone dopo, ma questo lo farei qualsiasi, indifferentemente qualsiasi sia il tipo di struccaggio, comunque lavorerei la faccia dopo. Salviette struccanti di B&B sono morbide, sono profumate, non seccano la pelle, non la irisano, non la arrossano, tolgono tutto il trucco che devono levare, il trucco che faccio io. Però se uno si mette chili di trucco in faccia, non so se queste possano bastare. Costano poco, costano 3,49 euro per 25 salviette. Anche qui B&B è una marca che mi piace molto. Ingredienti naturali, certificata ICEA. Vi ho parlato prima del detergente intimo, sto provando anche il bagnoschiuma, ho provato anche altre cose, se non sbaglio uno shampoo, e tutte le cose che ho provato mi sono sempre piaciute. E queste salviette struccanti, secondo me, non sono da meno. Ora, ci sono salviette struccanti non naturali, cioè che contengono ingredienti non naturali, che costano esattamente lo stesso prezzo. Secondo me tanto vale comprare queste, tanto più che la chiusura è molto fatta bene, non si... leggermente ostica da aprire, eh? Io devo stare attenta alle unghie ogni volta. Arriva sempre alla fine senza mai rompersi, cosa che invece succede molto spesso con altri tipi di salviette. E queste sono le salviette che io praticamente compro sempre, quando mi servono delle salviette. Ho provato anche quelle di Avril e anche quelle mi sono piaciute, anche se non hanno la confezione così. Cioè, è fatta tutta di carta, diciamo, però anche quella ha funzionato bene, non ha perso la colla, sono riuscita ad aprirle e richiuderle fino alla fine senza problemi. E anche quella in un prezzo basso, però trovo che queste di B&B siano leggermente migliori rispetto a quelle di Avril. E come ultima, ovviamente, non poteva mancare la polvere tintoria di KD. Ora, voi avete visto un'infinità di polvere tintorie di tutte le marche, di tutte le salse su questo canale. Recentemente avete visto anche quella di Radico Radico, che mi è piaciuta moltissimo e che ho intenzione di ricomprare. Però vi parlo di questa perché è quella che ho provato più volte nel corso degli anni. Quindi non posso che mettere questa in questo video. Questa è finita in realtà, io ho tenuto la confezione vuota solo per fare questo video. E tra tutte quelle che ho provato, questa è quella che ho comprato e ricomprato più volte. Ora vedremo quella di Radico, utilizzando, Radico, non lo so, utilizzandola in maniera un po' più continuativa, vedremo come si comporta. Però tra tutte le polveri tintorie che ho provato, alla fin fine questa è stata quella che mi ha dato i risultati migliori, anche se mi è piaciuta molto quella di Te Natura, però devo dire la verità. Questa costa sui 9 euro, vediamo se me lo sono scritta, 8,39 euro invece per 100 grammi di prodotto. Ci sono tantissimi video, vi lascio magari nel pallino qua, non mi ricordo più, la playlist sulle polveri tintorie, così se volete vedere la recensione completa la potete vedere. Si va abbastanza sul sicuro con questa polvere tintoria. Ovviamente tinge di castano scuro, quindi dà una colorazione molto scura. Ci sono anche altre colorazioni, io avevo fatto anche quella nocciola che mi era piaciuta molto molto. Sui capelli bianchi il discorso è sempre lo stesso, non ve lo sto a ripetere per la 500ª volta. Comunque è veramente un'ottima polvere tintoria, e KD utilizza anch'essa come marca prodotti con ingredienti di veramente una buona qualità. Ultimo, vorrei dire una cosa sui prodotti al verde, visto che stanno aprendo dei DM, ne ha aperto una a Milano, ne deve aprire una anche a Brescia, se non sbaglio adesso.
E poi chissà dove e come ne apriranno altri. Io ho avuto modo di provare diversi prodotti al verde. Al verde è una delle marche interne del DEM. Io credo che nei DEM che stanno aprendo e che apriranno qua in Italia si trovino anche prodotti al verde, presumo. Costano molto molto poco. Parliamo di 1,95 euro a shampoo, 1,90 euro allo shower gel, diverse creme. Insomma, tutti i prodotti al verde costano poco. Non è che non siano buoni, nel senso che comunque hanno la loro efficacia, soprattutto gli shower gel, io ne ho utilizzati tantissimi. Io prima abitavo a Trieste, andavo in Slovenia nel giro di 20 minuti, magari ci andavo per altri motivi, per farmi un giro, insomma, sono dei posti bellissimi in Slovenia e ovviamente già che ero lì entravo in un DM e compravo qualcosa. Costano veramente molto 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 poco. La qualità degli ingredienti è così così, cioè non ci si può aspettare che ci sia chissà che di buono e di alta qualità in un prodotto che costa 1,95 euro, però si possono usare, cioè non fanno alcun male, ecco. È anche vero che magari aggiungendo 1 euro, 2 euro in più si può comprare qualcosa di Tea Natura, che è un po', secondo me, un po' più buono, oltre a essere una marca italiana, c'è qualcosa dentro di leggermente magari migliore, soprattutto per quanto riguarda magari le creme. Ora, Alverde fa di tutto, fa le creme, fa i sieri, le creme viso, fa veramente qualsiasi tipo di prodotto cosmetico, anche i trucchi, ecco, io con i trucchi mi sono sempre trovata benissimo con i trucchi di Alverde. Non hanno certo le performance che ne so, di altri tipi di cosmetici con ingredienti naturali che costano magari 20-30 euro a rossetto, certo, però comunque sono molto molto economici e possono andare bene, si possono utilizzare tranquillamente. Però, ripeto, per quanto riguarda skincare, creme viso, eccetera, secondo me vale la pena di aggiungere quei 2-3 euro e prendere qualcosina di un pochino migliore, sia a livello proprio di qualità che di efficacia. Ecco, io una crema per il viso di Alverde sinceramente non la comprerei, o un siero per il viso, ecco, ora uno shower gel, uno shampoo, una matita per le labbra, sì. Però qualcosa di più complicato, come appunto magari una crema viso o un siero, bah, secondo me si può tranquillamente prendere altro. Bene, questo era il video, ovviamente ce ne sarebbe un'infinità di altri prodotti economici, comunque sotto i 10 euro che ho provato che mi sono piaciuti da elencarvi. Magari farò un altro video di questo tipo più avanti, se ne conosco altri, se ne provo altri o se me ne viene in mente altri. Fatemi sapere se vi può essere utile, se vi è piaciuto. Questo era appunto un suggerimento per chi non vuole spendere troppo e magari può andarsi a guardare varie recensioni o sugli shop online questi prodotti qua e vedere se gli possono piacere. Niente, io vi ringrazio per aver guardato il video e ci vediamo qua sotto nei commenti come al solito. Un bacione, alla prossima.